poi domani vediamo un attimino. Sì. Ecco, ancora una nuova minaccia in diretta. Accadrà. Ecco, intanto ci è arrivato qualcosa, non so se è un pezzo di ferro. Ci è arrivata una forchetta. Va bene. Queste le parole di Massimiliano Di Pillo, che ieri sera ha partecipato assieme ad altri cittadini alla passeggiata per la legalità organizzata dal candidato sindaco di Pescara Domenico Pettinari. Non è stata proprio una passeggiata, visti alcuni imprevisti, definiamoli così, come voci di gente dalle finestre di Via Emelia ad allontanare i partecipanti. Una signora addirittura, come ascoltato da Di Pillo, gettato una forchetta dalla finestra che solo per un caso non ha colpito uno dei cittadini. Domenico Pettinari, alla luce della passeggiata di ieri. Sì, ieri sera alle ore 21 è iniziata la nostra camminata per la legalità in Via Emele. Ricordiamo Via Emele, dove c'è stata un'operazione antimafia, una delle strade più pericolose in assoluto della città di Pescara, dove ci sono stati arresti per associazioni di stampo mafioso. Noi siamo andati lì a tutela dei cittadini onesti, perché i cittadini onesti non ce la fanno più a vivere nel terrore, nella paura, spaccio di droga H24. Dopo un'oretta che stazionavamo in zona, la prima cosa, ci sono state delle macchine lanciate ad altissima velocità contro di noi, che hanno tentato di investirci. Dopo un po', dopo un quarto d'ora, mentre stazionavamo davanti a un edificio, sono iniziate delle urla contro di noi, dicendo che dovevamo andare via. Evidentemente la nostra presenza era molto scomoda per i traffici illeciti nella zona, e non si sono fermati lì. Poi hanno lanciato con una velocità fortissima una forchetta contro di noi, che ha sfiorato di un centimetro la testa di un nostro attivista. Ecco, quella poteva essere anche un coltello, poteva centrare l'obiettivo e fare veramente del male. Purtroppo, quando è accaduta questa cosa, noi eravamo soli, non c'erano macchine al seguito della nostra manifestazione, anche un cordone di sicurezza. Noi torneremo anche questa sera, prosegue Pettinari, alle ore 21, però riteniamo che le istituzioni debbano fare la loro parte, polizia, carabinieri e esercito, insieme in strade sicure, e la presenza delle telecamere che possano in qualche modo dissuadere da gesti criminosi. Non possiamo permettere che la nostra gente venga aggredita, colpita, e che qualcuno si faccia male e può finire anche all'ospedale con queste azioni. Una macchina è stata lanciata ad altissima velocità contro di noi, ci sono 40 testimoni, naturalmente stavamo tutti quanti lì, e immaginate che quella, poi una stradina piccolissima, strettissima, una macchina lanciata ad altissima velocità contro di noi, potete immaginare anche la paura.